Teo, vorresti tornare con me nell'inquadratura e smettere di coccolare il gatto nero? D'accordo. Grazie. Senti, oggi c'è anche il sole, molla il gatto e andiamo a fare un giro a Grazzano. Con quella faccia lì, secondo me è arrivato qualcosa al negozio di Harry Potter. Forse sì e forse no. Dai, la mia è una proposta onesta. Volevo andare a fare un video a Grazzano, così parliamo un po' del borgo. Effettivamente sul canale non l'abbiamo mai portato. Dai, andiamo. Ok, prendi sulla carta di credito. Per chi non lo conoscesse, Grazzano Visconti è un borgo medievale in provincia di Piacenza. La sua particolarità, però, è quella di essere stato integralmente costruito all'inizio del 1900, quindi tutto quello che vedete si può ritenere finto. In pratica è la versione di inizio secolo delle scenografie di Gardaland. Ed è bellissimo. Sì, però questo posto è solo una ricostruzione di fantasia, non c'è niente di realmente antico. Beh, ormai il paese ha più di un secolo, un po' antico lo è. Sai benissimo cosa intendo. Non è medievale, lo sembra solo. Sì, ma non somiglia a un vero paese medievale, perché qui è tutto troppo perfetto per essere vero. Sembra uscito da un libro di favole, oppure in effetti potrebbe essere la Hogsmeade di Hogwarts Legacy. In effetti sì, potrebbe davvero esserlo. Perché tutto quello che vedi è stato messo lì non per caso, ma per creare un perfetto impianto scenografico. L'idea di questo posto, che a noi sembra un po' il paese dei balocchi, fu di Giuseppe Visconti di Modrone, un discendente dei Visconti che erano stati signori di Milano. Quello lo avevo intuito. Qui in paese lo stemma dei Visconti è davvero dappertutto. Io però non capisco che cos'è. È un serpente? Sarebbe un drago. Ma in realtà tutti lo chiamano Biscione, quindi ci hai preso. E perché questi hanno una biscia come simbolo? Perché narra la leggenda che quando nel 1187 Ottone Visconti andò in crociata, abbatté sette forti nemici e per questo incise sul suo scudo sette corone per rappresentare le sue vittorie. Ma poi... Ho sentito dire che sei davvero forte, ma non potrai nulla contro di me. Che sono un grande principe guerriero saraceno. Sguaina la tua spada, Marrano, che ce la vediamo tra noi. Io sono protetto da Gesù. Guarda il mio stemma, illuso. Io sono il drago che si mangia il tuo bambin Gesù. La vedremo. Ho vinto e per farti dispetto mi tengo il tuo drago. Ma lo piego in sette spire perché ho abbattuto altri sette prima di te. E così da allora questo drago biscione è lo stemma dei Visconti e qui a Grazzano è quasi infestante. Non dire infestante, se no arriva pure il fantasma incazzoso. Scusa, e questo che fantasma sarebbe? Beh, come ogni paese medievale che si rispetti, anche Grazzano ha il suo fantasma. Si chiama Aloisa e si dice sia morta di gelosia dopo che il marito l'aveva tradita. Lì c'è pure la sua statua. Beh, certo che la Luisa non era proprio un giunco. Parla piano, che quella ha un caratteraccio. Chi non è gentile con lei e non le porta un dono, lei lo prende a sganassoni. Io mica offendevo, mi assomiglia pure, è alta e rotonda come me. Non è che per caso sei tu quello che voleva criticare? Chi? Io? No. Ma cambiamo discorso.
Ti stavo dicendo che il Giuseppe all'inizio creò questo posto con due obiettivi. Da una parte voleva dare degna cornice al suo castello, mentre dall'altra pensava di dare posti di lavoro ai giovani che frequentavano la scuola grazzanese. La cosa funzionò a meraviglia e così nel 1915 il re, che al tempo era Vittorio Emanuele, concesse al paese di aggiungere Visconti al vecchio nome di Grazzano. E come se non bastasse, nel 1937 conferì a Giuseppe il titolo di duca. Nonostante i riscontri positivi, non a tutti però piaceva questo posto. C'erano infatti delle persone che pensavano che fosse una perdita di tempo, per non dire di soldi, costruire un finto paese medievale quando in Italia ce n'erano già tanti veri. Diciamocelo però, quelli veri non hanno quest'aria da paese delle favole. Lo so, e anche Giuseppe lo sapeva. Così scrisse la risposta ai suoi detrattori direttamente sui muri del paese. Guardala lì. Otla ni adraug e enetapipmi. Mi sa che non ho capito. È scritto al contrario, ma vuole semplicemente dire guarda in alto e impipatene. E lo scrisse il Giuseppe? In realtà sì, perché lavorò di persona diversi affreschi sui muri del paese, anche se il più famoso è quello che oggi si trova vicino all'ingresso del Museo della Tortura. In questo affresco Giuseppe si ritrasse insieme alla famiglia mentre donava il borgo di Grazzano alla Madonna. Lui però non fu il solo a lasciare il suo personale segno sul paese, perché anche sua moglie, Carla Erba, non fu da meno. Anche lei dipinse qualcosa? In realtà no. Devi sapere che ad un certo punto il suo terzo figlio, Luigi, si ammalò e lei fece voto di donare un asilo al paese se lui fosse guarito. E il bambino guarì, immagino. In effetti sì. E così Carla donò un prezioso filo di perle che servì per finanziare il nuovo asilo. Allora la costruzione deve essere quella. La riconosco perché è decorata da un curioso disegno di angeli che sorreggono una lunga fila di perle. Adesso però è giunto il momento di parlare anche dello shopping, perché qui a Grazzano ci si viene anche per quello. I negozi di cui vi parleremo sono due. Il primo è lo showroom di Mobili Favari, in cui troverete idee davvero interessanti per la vostra casa. La realtà però è che probabilmente sarete attratti dai quadri di Arte Z Studio, quelli che state vedendo adesso. Capite perché ci piace? Non che l'altro negozio sia da meno, perché l'Emporio Stregato ci attira già dal nome. Qui è tutto a tema Harry Potter e all'interno ci sono anche ricostruite alcune piccole scenette come quella della cassa delle palle da Quidditch con i bolidi che cercano di liberarsi. E qui troverete tutti i prodotti originali di Warner Bros. E Mina Lima, da quelli più piccoli a quelli più grandi e ingombranti. Per spiegarvi perché amiamo tanto lo shopping a Grazzano, vi racconteremo ora una storia fantastica di quelle che piacciono tanto a noi. Parla di una coppia che si frequentava da un po', ma che ancora non aveva deciso di convolare a nozze. Il problema era che entrambi sapevano che l'artefatto necessario per passare di livello era l'anello del fidanzamento. Ma lui non riusciva a trovare niente di adatto. Un giorno i due giunsero a Grazzano. Lui vide il magico oggetto in una vetrina e decise sul momento che era giunto il momento di tentare il grande passo. Però prima doveva distrarre la sua dama in modo che lei non si accorgesse della manovra. La ragazza in questione fu distratta da un gruppo di amiche conniventi che la portarono ad ammirare una replica della spada di Conan il Barbaro. Lei cominciò subito a dissertare sul bicipite unto di Schwarzenegger da giovane. E lui, con scatto felino, si accapparò il magico artefatto.
Era un oggetto particolarmente grande e conteneva l'unico anello in edizione limitata e numerata, montato sul sempre sobrio ed elegante guanto di Sauron. Una volta ottenuto il magico artefatto, lui si inginocchiò proprio lì, nel mezzo del negozio, facendo una romantica proposta di matrimonio all'urlo di «Costa più di un debir, quindi fatelo bastare!» Commossa fino alle lacrime da tale dichiarazione, lei prontamente indossò il suo nuovissimo anello di fidanzamento e dopo di allora vissero tutti felici e contenti. A me comunque quest'ultima storia continua a convincere poco. Secondo me non la dovevamo inserire. Ha davvero dell'incredibile, come la terra piatta. In effetti, amore, al giorno d'oggi due che vissero per sempre felici e contenti non si ascolta. In alternativa, è davvero il paese di Grazzano che porta fortuna, come alcuni sostengono. Può essere. O quello, o il fantasma di Aluisa ci avrà messo una buona parola. Comunque, vi lasciamo in descrizione il link alla pagina Facebook della Proloco di Grazzano Visconti e se state per organizzare un giro in questo borgo, controllatela, perché organizzano sempre eventi molto interessanti e non vorremmo che vi perdeste qualcosa. Per questa settimana è tutto. Mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi, date un'occhiata al nostro blog e ai social. E ci vediamo la settimana prossima per il nuovo video. Ciao! Ciao. Scusa, gatto nero.